Alors, bonjour mes élèves. Questo è un video per le seconde per la correzione dei compiti assegnati sul registro elettronico per la settimana scorsa. Allora, je vous avais mis pour le 28 février la lecture phonétique du dialogue de l'unité 9 et la traduction des encadrés orange, pages 42 et 44. On commence avec, prendete il libro, à la page 40. Page 40, unité 9, les achats. Donc, ouais. Avec un crayon, on fait la correction de la lecture phonétique. Ok. Alors, les achats. Qui facciamo una liaison. La S dell'articolo défini les. Si collega con la vocale di achat, ch sono particolari, sh, la t e la s, consonanti mute, nella regola deposito, non si pronunciano, per cui le togliamo. Allora, on descend dans le dialogue, on va faire le titre de l'unité. Ok, dans une boutique, on continue la lecture phonétique. La suono nasale d'un, legate la S con une, si fa la liaison, parola che finisce con una consonante, la potete legare con la vocale. Boutique o U si pronuncia U, Q e U suono K, la E finale muta. Lucas, togliamo la S, allora via la S. Qu'est-ce que, qui di una parola così lunga rimane soltanto U e U che si pronuncia K, qu'est-ce, la S che sentite data dalla C seguita dalla E, che è un suono dolce, quindi diventa una S. Q e U si pronuncia K, per cui in realtà quello che pronunciate è soltanto qu'est-ce que, di quelle 1, 2, 3, 4 parole. Qu'est-ce qu'on, nasale, achète, CH si pronuncia CH e finale muta. Pour dittongo, Mathilde est muta. Eva, tu n'es pas d'accord? S si toglie, S muta. D'accord, pour dittongo. Qui possiamo fare la liaison. Pour acheter, CH si pronuncia CH, la E muta, la R dell'infinito non si dice. Acheter, H, se fate la divisione in sillaba, la E rimane alla fine della sillaba, per cui muta. Acheter un t-shirt, può capitare di sentire anche questa R legata per, con la U della nasale. Acheter un t-shirt. T-shirt è una parola di importazione estera, per cui si pronuncia come in inglese. Lucas, via la S, sì, ma hai dittongo S muta. De quel, Q e U, K, e finale muta, couleur, O U, dittongo, e U è il dittongo muto. Perché si risponde sì e non oui? Tu n'es pas d'accord pour acheter? È un oggetto di questa unità, la domanda alla forma negativa dà vita alla risposta se è affermativa con un sì anziché con un oui. Come in italiano, però solo se la domanda è posta alla forma negativa. Tu n'es pas d'accord, una forma negativa. Poi cercherò di registrarvi un altro video in cui vi spiego la parte grammaticale di questa unità. En descendant, on continue la lecture phonétique. Allora, Benjamin, de nasal, Benjamin, je et muta, pense, nasal et muta, que, suono cuda, suono K. Le bleu, suono muto, ricordatevi, EU è un dittongo che dà vita a questo suono muto che viene essenzialmente dall'aria spinta dal diaframma. Bleu, non c'è articolazione, palatale. Parfait, ahi si pronuncia E, T finale muta. Bof, LM, qui c'è una liaison tra il suono consonantico finale e la vocale iniziale, dittongo M. Le, ver, aussi, au dittongo, o,
Allora, mi raccomando, usate comunque le schede di fonetica che avete nel quaderno prese dal Padlet, qui. Quindi queste schede che voi avete già nel quaderno, mentre fate la lettura fonetica, ve le tenete accanto, così siete in grado anche di risalire alla regola. Alors, Benjamin continue, c'est comme avant, deux nasales. Voilà. Benjamin, ok. Venez, anche qui c'è una E muta all'interno della parola. Perché? Perché anche qui facendo una divisione in sillaba, ve, ne, è una E in cui non c'è accento, su cui non c'è l'accento, quindi non viene pronunciata, la dovete togliere. Ve, ne. J'ai vu, ai dittongo, che si pronuncia E, de, plurale, t-shirt, la S del plurale non si sente, don. Nasale, se, anche qui una C seguita da una E, dà vita a un suono dolce, si toglie la E. Rayon è il dittongo con la Y greca, non so se vi ricordate, la I seguita, la A, una qualunque vocale seguita da una I greca, dà un dittongo particolare che origina sia il dittongo con la I più il suono di transizione ye, quindi rayon sarà una E più una I lunga, se riprendiamo la regola sulla lim, cosa succede? L'abbiamo già fatto con le prime questa spiegazione. Allora, la Y non è nient'altro che una I più una J, la I. La prima I si lega con la vocale precedente dando vita al dittongo corrispondente e la seconda, in lunga, invece permette di legare le due vocali tra di loro e fare il suono transitorio. Quindi, ad esempio, la parola che significa matita, crayon, io farò con la prima I un dittongo con la A che mi dà il suono E e il suono transitorio mi permette di legare la E con la O. Crayon. Questo l'abbiamo già visto in classe comunque. Allora, vendeuse. Vendeuse, andando avanti con la lettura fonetica, nasale più EU che è un dittongo con un suono muto, e finale, vendeuse significa commessa. Je peux vous aider, ho U dal suono U. Questa S invece la ho per toglierla, ma in realtà si fa una liaison vous aider. D'accordo, ensuite, Eva, on cherche, on nasale, cherche, due suoni particolari, CH, SH, togliamo la E muta e qua mi viene automatico da collegare con l'articolo indefinito, indeterminativo, indéfini, on cherche un cadeau, trittongo che dà il suono O, pour, si lega la R con la U, pour une copine, mi raccomando, questa è une. Occhio al maschile che invece è un cadeau, une copine. On voudrait. Che cos'è questo on? Un cherche, on voudrait. Sono i pronomi indefiniti, terza persona singolare. Je, tu, il, on. On era quello indefinito che si può tradurre in italiano col noi collettivo oppure con il sì impersonale. On voudrait lui offrir. Un, qua si può fare una liaison, offrire un t-shirt, vendeuse, commessa, elle, fait, ahi si pronuncia e, t finale muta, q suono particolare e muta, taille. Allora occhio qui, non c'è il dittongo tra la e la i, perché il suono invece i col, seguito da l o doppia l, che è ie, prevale, per cui taille. Non si dirà taille, ma taille. F, quel taille. Ok, on passe alla deuxième colonne. Allora. Elle fait, ai, verbo faire, fare. Elle fait du 38 vendeuse. Sottolineo dittonghi. Vous avez, vous, liaison, vous avez, verbo avoir. Le
Dernier modèle. Togliamo sia la E che la S dans tout di Tongo Ou. E finale S muta, les couleurs S muta, Ou lo sottolineo, di Tongo, couleur à la mode. Benjamin, Tessa. Lettura, j'aime bien, nasale, ce, la C seguita dalla E, suono dolce, t-shirt bleu, stesso di Tongo incontrato prima, sportif, come scritto si legge, se, le, style, de, tutte mute, Mathilde, Lucas, tolgo la S, le vert, tolgo la T, è più joli che le bleu, e qui appare un comparativo, plus que. Allora, è una regola grammaticale che cercherò poi di farvi come spiegazione nella prossima video lezione. E fa parte del programma di questa unità, i comparativi di maggioranza e di minoranza, di qualità e di quantità. Qui si tratta di qualità, dato che jolie è un aggettivo, quindi è più carino del blu. Il nostro di, che introduce il secondo termine di paragone, in francese invece è reso con il que. Plus, e vedremo più sotto, c'è invece quello di minoranza.